tutti, molto benvenuti per questo convegno che è stato organizzato veramente con molta energia, con molto amore, con l'entusiasmo di sempre, dalla, e con l'energia che contraddistingue l'Università di Utrecht. Tutti aspettavi che dicessi Gandolfo Cascio e invece io dico l'Università di Utrecht. Grazie per aver organizzato questo bellissimo convegno in onore di Elsa Morante, di cui ricorrono i 100 anni della nascita. Questo convegno conclude ed è l'evento clou della, per me personalmente, io sono direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, conclude la settimana della lingua italiana, che in realtà in termini cronologici stretti sarebbe già terminata, però ovviamente tutti gli istituti devono fare i conti con le realtà locali, docenti che hanno altre attività, studenti con esami eccetera, quindi per me questo è proprio il gioiello della settimana della lingua italiana. Vorrei ringraziare ovviamente, oltre all'Università di Utrecht e all'amico Gandolfo Cascio, tutte le altre istituzioni che hanno collaborato all'organizzazione di questo convegno. Ricordo WIS, Via Group for Italian Studies, Dante Alighieri di Utrecht, Tricolora. Che strano, questo ha una fondazione di studio, che sarebbe? È un'associazione studentesca. Studentesca. I nostri studenti supportano i docenti. Ecco, a questo proposito gradirei molto ringraziare la studentessa Anne, allieva del Gandolfo, che sta per andare a Bologna, che è la mia città, dove io secoli fa, sapete che è una delle università più antiche del mondo occidentale, ecco, io ho studiato là e poi abbiamo ancora la Dante Alighieri di Utrecht e l'altra mia amica con Gandolfo Cascio, nonché Emiliano Romagnola, diciamolo, la Anna Serena Ferruzzi, che tanto fa per la traduzione e la promozione della cultura italiana, della letteratura italiana in Olanda. Un solo particolare vorrei dire riferito al paese e mi viene in mente parlando di Serena. L'Olanda, per chi faccia il mio lavoro dal punto di vista della letteratura, è un paese veramente privilegiato perché le traduzioni di letteratura italiana sono numerosissime e di grandissima qualità. Io vedo che riusciamo ad avere sempre noi, il Ministero degli Esteri dà contributi o alle traduzioni o i premi alle traduzioni. Ecco, l'Olanda anche nei periodi di crisi, quando i tagli si fanno sentire, l'Olanda, le case editrici olandesi hanno sempre un buon numero di libri premiati, per cui è un piacere veramente lavorare qui in questo senso. Un'altra cosa, i docenti lo sanno tutti, mi sembra molto bello che ci sia una rete di università, ma poi ne parlerà Gandolfo, che è impegnata in questo periodo in altri convegni morantiani. Una di queste è la Cattolica di Washington, io vengo da Washington dove ho tante connessioni con gli italianisti e sono molto contenta di sapere che una delle mie amiche washingtoniana, la Stefania Lucamante, ha organizzato proprio il congresso alla Catholic. Bene, benvenuti, sapete che giù c'è il caffè, i biscotti, quello che volete, e lascio la parola a Gandolfo Cascio. Grazie a tutti. Grazie. Per essere qui. Allora, anche da parte mia il benvenuto ovviamente soprattutto ai colleghi
sono tempi importanti per tutti quanti, importanti sotto tanti punti di vista, sia quelli più pratici ma soprattutto legati a El Samurante. So che molti di voi vengono da Washington o andranno a Varsavia subito dopo questa esperienza, quindi El Samurante, però purtroppo dobbiamo cancellare tutto, perché io stamattina mi sono svegliato alle 5 perché vabbè, ero un po' nervoso e mi sono messa a leggere così. Allora ho ripreso in mano il libro di Pupino, dove appunto ancora si dice che El Samurante è nata nel 18. E quindi insomma, noi sappiamo insomma, per quale motivo si dice il 18, però io stamattina alle 5 ho avuto un altro, forse è meglio cancellarlo, mi avrebbe fatto molto comodo, mi sarei rilassato un attimino. Ecco. Allora, quello che voglio dire, dopo quello che ha già detto la dottoressa Venturelli, o Rita ormai, appunto, che a parte gli sponsor che lei ha già nominato, bisogna ringraziare prima di tutto, lo ripeto, i relatori che sono venuti a venire. Io devo ringraziare a maggior ragione l'istituto, è compito mio ringraziare l'istituto e l'Università di Utrecht, in particolare l'ordinario Hendrix, perché appena gli ho accennato, neanche fatto la proposta ufficiale, ma accennato la cosa, mi hanno detto sì, si deve fare, e questa cosa mi ha dato molto coraggio fin dall'inizio, perché quando c'è una comunione di interessi, insomma, si lavora molto meglio e si lavora molto più con un po' più di serenità. Quindi un grazie particolare non alle due istituzioni astratte, istituto e università, ma proprio a Harald e a Rita. A questi ringraziamenti vanno aggiunti ancora due nomi, che sono l'ambasciata dell'AIA, che anche non è tra i nostri sponsor, ma insomma ci ha voluto sostenere anche in un modo particolare, e poi ricordarvi che questo convegno è organizzato sotto il patrocinio della Biblioteca Nazionale Centrale, dove appunto ci sono in corso diversi eventi. Quello più importante ovviamente è la mostra sui manoscritti che Carlo Cecchi e Daniele Morante hanno donato alla, questa è la seconda donazione in realtà, e poi il convegno, le varie letture, eccetera. Tra l'altro vi dico che sul sito che la mia università ha messo su sul convegno, e tra l'altro questa è una bellissima cosa, perché tutte le varie istituzioni lo hanno fatto, Rita Venturelli parlava delle connessioni, quindi tutte le istituzioni che hanno organizzato qualcosa su Morante hanno messo una pagina eventi, quindi anche sulla nostra c'è questa Morante, e lì ci sono tutti gli indirizzi, tutte le date, il click, insomma, così che chi non riesce a soddisfare i propri interessi in questa sede, insomma, ci sono ancora un paio di attività. Questa era la parte, insomma, che vi volevo dire. Poi io mi ero preparato tutta una introduzione, cominciando con delle citazioni, forse è meglio che lo dica a voce, e spiegare soltanto un attimino il titolo di questo convegno, no? Oltre la menzogna, ovviamente tutti quanti noi qui capiamo a che cosa si riferisca, forse è l'avverbio oltre che ci mette un po' in imbarazzo, e tutto quanto in realtà nasce da una comunione molto forte che c'è tra El Samurante e Carlo Levi. E Carlo Levi, che appunto ha detto che la poesia è l'invenzione della verità, quindi mentre El Samurante appunto chiamava il concetto di menzogna della letteratura. Allora ecco, secondo me unendo le due citazioni si arriva a capire qual è l'obiettivo vero di questo convegno, non tanto quello di definire in maniera troppo stretta i generi letterari, perché insomma anzi è bello che questi generi si confondano, ed è compito nostro trovarle questo caos, mettere un po' d'ordine. Quindi la scelta della poesia non è una scelta programmatica che vuole mettere in evidenza le differenze tra i generi, è semplicemente, diciamo così, un piccolo microscopio che abbiamo messo sopra quella parte della produzione morantiana, con lo scopo di scoprire anche noi la verità, insomma. Si fa quel che si può. Allora, questa era la mia parte introduttiva, e se adesso non succede niente di particolare darei il benvenuto ai miei primi relatori, che sono il professor Conveirati e il professor Degliere.